Come scegliere la pompa di calore per riscaldamento ed evitare fregature, ma soprattutto brutte sorprese in bolletta elettrica? Ciao, io sono Samuele e ti do il benvenuto in questo nuovo video, dove ti mostrerò come una pompa di calore commerciale va in blocco quando fuori ci sono a malapena 5 gradi. Se vuoi ricevere in anteprima i miei video, allora clicca sul tasto condividi e sulla campanella a fianco. Oggi ti porto fuori dal mio ufficio in una casa dove qualche anno fa è stata installata una pompa di calore di tipo commerciale di una marca famosa. Oggi non fa molto freddo, sono appena 5 gradi sopra lo zero. Ma guarda cosa succede con questa pompa di calore. Ecco, vedete? Questa è la classica pompa di calore che arriva da un condizionatore. Si vede, la classica macchina. Prima era un condizionatore, poi l'hanno tramutato in pompa di calore. Vediamo quanto sta consumando. Ampere, tensione 224 volt. Ecco, quindi 10,5 ampere per 224 volt sono 2,34 kW assorbiti. Ecco, queste sono macchine di inverter. Inverter, ma come già detto mille volte, l'inverter si comporta esattamente come un on-off quando ci sono le temperature rigide, cioè va alla massima potenza. Vediamo cosa succede dietro la macchina. Ecco, l'evaporatore è tutto ghiacciato. Inizia pian pianino formarsi uno strato sempre più spesso di brina e vedremo poi quando va a ghiacciare. Hai visto che bella sorpresa? E pensa che quando va in sbrinamento consuma la stessa energia per riscaldare casa, anche se in quel momento non lo sta facendo, sta solo consumando per sciogliere il ghiaccio e non riscaldare casa. E ora ti dimostrerò perché. Il motivo di base è la distanza tra le alette. Infatti vedi come sono vicine una all'altra? Guarda nel dettaglio. Ci passa a malapena un foglio di carta. Questo è uno dei tanti cadaveri che mi portano indietro gli installatori perché non funziona. Mi chiederai cosa c'entra. C'entra e come, perché tu devi sapere come si forma la brina. Devi sapere che qui all'interno ci gira gas refrigerante che tipicamente è 10-15 gradi più freddo rispetto all'aria di dove è posizionata l'unità esterna. Quindi se vuoi sapere come evitare fregature con le pompe di calore e ricevere in anteprima i miei video, clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco e vai sulla mia pagina samueletrento.it.